Bentrovati appassionati di calcio a 5, è la seconda puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5 giunta al sesto anno consecutivo. Ebbene, una panoramica sui vari campionati che naturalmente potrete seguire sui nostri canali web mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. Parleremo di Serie A2, parleremo del turno di riposo iniziale per i nerazzurri attesi dal debutto di sabato, parleremo anche del tonfo del Fondi nel campionato di Serie B, tutto questo e tanto altro, tra pochissimo. Iniziamo dunque con il primo turno del campionato di Serie A2 con Latina nelle vesti di osservatrice e di spettatrice interessata, visto che i nerazzurri osservavano il turno di riposo. E allora da evidenziare la vittoria della Cireale sul Torino 3-2, così come la vittoria in trasferta del Corigliano in quel di Catania sul campo del Via Grande. Poi grande equilibrio con Esernia e Eraclea sul 4-4, il 3-3 tra Potenza e Salinis, il 4-5 tra Odissea 2000 e la Cascina Orte. E proprio Odissea 2000 sarà l'avversario del Latina al Pala Bianchini sabato, una sfida contro il team di Rossano che promette spettacolo, ma c'è fiducia e c'è grande ottimismo nell'ambiente nerazzurro. Il campionato di Serie B inizia invece con una grossa delusione per la Virtus Fondi, sconfitta e pesantemente in Umbria. Spoleto finisce infatti 7-1 per il Nurzia calcio a 5. Tra gli altri risultati da segnalare la facile affermazione dell'Elmas sull'Acquedotto 8-4, così come hanno passeggiato la Sporting Lodigiani sull'ATS e il Foligno nel derby con il San Bartolomeo. Nel campionato di Serie C1 siamo giunti alla quarta giornata, da segnalare la vittoria del Civitavecchia facile sul Casal Torraccia 6-2, poi il pareggio tra Circolo Tennis Eur e Albano 4-4, Futsal Palestrina contro Isimed Port Stivoli 4-0, Lazio Calcetto Atletico Ferentino 6-1, il pareggio 3-3 tra Mirafin e Civitavecchia, così come la vittoria in trasferta dell'Ardenza Ciampino sul campo del Pomezia Laurentum. Ma andiamo ad occuparci principalmente della formazione riguardante la provincia di Latina, la Gymnastic Studio, che ha vinto in casa con il Lido di Ostia per 2-1, il servizio di Luca Ficuccio. Dai, come si dice, il campionato è lungo e c'è sicuramente tempo per riprendersi, ma dobbiamo guardare un po' dentro casa nostra. Ci sono dei problemini perché vedo una squadra che è fatta di grandi giocatori, che però deve cercare di essere un po' più compatta nei momenti difficili. E bisogna cercare di risolvere questi problemi, c'è poco da dire, bisogna fare i punti e non li stiamo facendo, speriamo il meglio per le prossime. Che in bocca al lupo. Mister, 3 vittorie su 4, la Gymnastic comincia a essere una vera rivelazione di questo campionato di C1. Sì, abbiamo fatto un grande inizio di stagione e diciamo che sabato abbiamo fatto una grande partita andando a vincere su un campo difficilissimo come quello della Capitolina. Oggi abbiamo incontrato una delle squadre più forti che c'è nella C1 attuale e lo hanno dimostrato, hanno fatto loro una grande partita. Noi siamo stati capaci di soffrire e aspettare il momento giusto e infatti diciamo che siamo riusciti nel finale di partita a ribaltarla e rifacendo diciamo la grande prestazione che è stata fatta sabato. Nel campionato di C2 si registrano le vittorie di Anni Nuovi Ciampino su Velletri 5-2 e soprattutto la facile affermazione della Eagles Aprilia sul Terracina Calcio per 7-3. Ma puntiamo gli obiettivi sul derby Città di Minturno Marina contro Minturno. È finito 4-3, ce ne parla Daniele Porcelli.
Seconda giornata del campionato di Serie C2, il girone C, non buono i risultati che stanno pervenendo per quanto riguarda le formazioni pontine, anche se però qualche cosa si sta muovendo. Siamo comunque soltanto all'inizio di questa nuova stagione, 2013-2014, abbiamo avuto l'occasione per seguire proprio per mondofutsal.net il confronto tra Città di Minturno Marina e Minturno, terminato con il risultato di 4-3, bella vittoria per il quintetto di Marco Tomao, che proprio nel finale è riuscita ad avere la meglio nei confronti dei cugini allenati da Andrea Cardillo. Andiamo quindi con i risultati, dopo commenteremo appunto questa seconda giornata. Anni Nuovi Ciampino, Velletri 5-2. Ad Anzio, Pontina Futsal batte Atletico Anzio Lavigno 2-1. Città di Minturno Marina, quindi come dicevamo poc'anzi, batte Minturno 4-3. A Latina, CCP 1987 batte Città di Latina Oratorio Scalo 4-0. Connetta Calcio a 5, FC Cisterna 9-2. Eagles Aprilia Terracina Calcio 1925 7-3. A Cisterna Real Castelfontana batta Vigor Cisterna 1994 7-3. Quindi risultati, due vittorie, tre vittorie esterne, quella della Pontina Futsal di misura 2-1 che va praticamente a dimenticare la sconfitta all'esordio, proprio nella gara d'esordio proprio con il Città di Minturno Marina. Città di Minturno Marina che dopo due giornate ben il bottino pieno, 6 punti all'attivo, come anche il CCP 1987 e il Real Castelfontana. Ricordiamo che appunto le formazioni pontine quest'anno sono tornate nel girone C con una piccola rappresentanza di quattro romane, per l'esattezza Real Castelfontana, CCP 1987, Velletri e Anni Nuovi Ciampino. Anni Nuovi Ciampino che tra l'altro dopo l'1-1 con cui non è riuscito ad andare oltre nella gara d'esordio con il Minturno sul campo neutro di Borgo Potegora per il pareggio, appunto è riuscita invece ad ottenere i primi tre punti di questa stagione battendo il Velletri per 5-2, tutto nella ripresa, poiché nella prima frazione di gioco il Velletri era riuscita ad andare al riposo sul 2-1, un bottino scarso, minimo, però era sufficiente per poter far esultare i castellani allenati da Pontecorvi. Così non è andata nella seconda frazione di gioco, anche perché il quintetto di Filippo Gugliara ha avuto la meglio spingendo un po' sull'acceleratore e riuscendo ad ottenere quello, il risultato più importante, quindi la vittoria 5-2. Pontina Futsal invece che con il minimo scarto 2-1 si aggiudica i primi tre punti della stagione, lasciando all'asciutto l'Atletico Anzio Lavigno. Al sedicesimo ci pensava Campioni a portare in vantaggio gli apriliani allenati da Colonnelli, poi era addirittura Piacenti e tre minuti più tardi invece Moncada Simone, il solito Moncada Simone per l'Atletico Anzio Lavigno, cercava di elargire e rendere meno passibile quindi il risultato 2-1 per la Pontina Futsal. Città di Minturno Marina abbiamo seguito, partono subito forte le due formazioni ma non si avvedono, proprio perché al primo minuto di gioco Simeoni che trova il guizzo per portare in vantaggio la squadra di Andrea Cardillo. Città di Minturno Marina che accusa il colpo, ma non più di tanto, perché bastano soltanto 5 minuti a Conte per ristabilire la parità. Sembra ormai una gara proprio sin dalle battute, da questo momento che la gara stia per assumere un po' di stabilità, mentre quando al quindicesimo una bordata all'incirca dai 15 metri da parte di Lini riporta in vantaggio il Minturno, risultato di 2-1 che si protrae fino al duplice fischio dell'arbitro. Squadre negli spogliatoi, subito di nuovo all'attacco le due formazioni, un po' più sembra essere il Città di Minturno Marina, stordita invece al decimo dal gol del debuttante Moreira con la maglia rossoblu del Minturno. Decimo minuto per lui, si allunga il risultato 3-1 per il Minturno. Città di Minturno Marina invece stordito, pare non accusare il colpo, comincia ad alzare il ritmo e al ventesimo un gol di Camerota
dopo che c'era stata addirittura la punizione sul calcio di punizione, un po' di indecisione da parte di Saviano aveva portato in accorciare le distanze a Camerota. Al 23esimo il Città di Minturno Marina, sempre nei pressi dell'area del Minturno, si fa sentire, addirittura c'è una traversa che viene colpita dalla lunga distanza e addirittura Flocco mette dentro il gol per il momentaneo pareggio. Al 29esimo invece arriva il gol beffa per il Minturno e la vittoria 4-3 per il Città di Minturno Marina, con cui appunto si conclude questa gara, derby storico per il Sud Pontino e per le due formazioni. Dicevamo, a Latina, CCP 1987, 4-0, accade tutto nella prima frazione di gioco, 3 gol per i romani, soltanto uno nella ripresa, qualche problema di troppo per la formazione allenata da Alessandro Covelli, ancora in fase di rotazione, pesa soprattutto l'assenza di Federico Genovesi. Nulla da fare per l'FC Cisterna a Priverno contro la Connect, 9-2 il risultato dice tutto. I lepini che dimenticano in fretta la debacle dei 7 giorni fa a Roma contro il CCP 1987, nonostante la buona gara. Eagles, Aprilia, Terracina, calcio 1925, dicevamo 7-3, fanno tutto praticamente gli uomini di Gerardo Iannaccone per la formazione di Luca Cardillo, qualcosa ancora da rivedere e proprio da dimenticare questa prova, nonostante all'esordio erano usciti con 3 punti in tasca. Gli apriliani, con il risultato di 7-3, hanno fatto vedere che possono ancora dire molto e hanno ancora tanto in cascina per poter dimostrare che questa stagione per loro non sarà soltanto la presenza di quella di una Cenerentola. Vigor Cisterna, battuta in casa dal Castelfontana. Il Castelfontana parte subito forte, ma il risultato proprio 5-0 fa un po' addormentare i castellani, non ne approfittano gli uomini di Angeletti e addirittura finisce con la vittoria larga per la formazione di Simone Guiducci con il risultato di 7-3. Andiamo quindi con la lettura della classifica dopo 2 turni, 3 formazioni al comando: Città di Minturno Marina, Real Castelfontana e CCP 1987 con 6 punti, Anni Nuovi Ciampino 4, poi ci sono ben 5 formazioni a 3 punti: Atletico Anzio Lavigno, Pontina Futsal, Connect Calcio a 5, Eagles Aprilia e Terracina Calcio 1925, poi 3 formazioni a 1 punto: Vigor Cisterna 1994, Minturno e Velletri, e chiudono a 0 punti ancora FC Cisterna, Città di Latina, Oratorio a 0 punti. È tutto, di nuovo la linea a Domenico. E dunque anche questa settimana abbiamo fornito un'ampia panoramica sui vari campionati di calcio a 5, partendo dalla Serie 2 fino alla C2, in attesa delle emozioni che ci regalerà sicuramente la categoria, il campionato di Serie D. Termina dunque la seconda puntata di Mondo Futsal, l'appuntamento è alla prossima settimana.